Bentornati al TG della disinfestazione. Oggi inauguriamo una nuova playlist che si basa sulle vostre domande, alle quali io cercherò di dare, spero nella maniera più esauriente possibile, tutte le risposte necessarie. La playlist si chiama proprio Domande e risposte, ma prima di iniziare cliccate sulla campanellina per iscrivervi al nostro canale YouTube e rimanere così aggiornati su tutto il mondo degli insetti infestanti. Dunque, le domande che ci sono arrivate in questi giorni riguardano in particolare le termiti. Domanda numero 2: come riconoscere se ho le termiti in casa? Beh, questo in effetti è un aspetto veramente importante da poter comprendere, perché riconoscere in tempo un'infestazione di termiti può fare la differenza. Primo, sui tempi di risoluzione; secondo, sui costi legati alla risoluzione di questa infestazione. Andiamo a cercare di capire come possiamo riconoscerle. Dobbiamo tenere presente che le termiti lasciano dei segnali, e questo è sicuramente un vantaggio. Ma attenzione, questi segnali quasi sempre sono nascosti, perché le termiti operano nascoste dalla luce, mangiando il legno dall'interno. Questo legno, ad esempio, è attaccato da una termite che si chiama Reticulitermes lucifugus, che è una termite sotterranea. Attacca il legno scavandolo, come vedete, in maniera molto sfogliata, molto precisa, e è in grado di lasciare questi, che appunto sono escrementi, che altro non è che legno digerito, che è molto simile a un terriccio compattato. Beh, molto semplice, direte voi. Sì, se non fosse per il fatto che questo legno in realtà lo stiamo vedendo al contrario. Non avete capito? Mi spiego meglio. In realtà la parte visibile del legno sarebbe questa, perfettamente integra, perché come vi dicevo prima, le termiti in legno lo mangiano dall'interno. Per cui è solo andando a tastare il vostro legno che vi accorgerete che in alcuni punti è vuoto e potrete di conseguenza individuare un'infestazione di termiti. Ovviamente lo stesso si può dire per questo battiscopa. Esternamente uno strato meno attaccato, ma comunque che se lo andiamo a tastare mostrerà i segni dell'attacco, e nella sua parte interna completamente mangiato e, come vedete, sempre con la presenza di questi camminamenti terrosi che indicano la presenza di un'infestazione di termiti. Un'altra manifestazione evidente della presenza delle termiti può essere quella che sto per mostrarvi, vale a dire questi bari lottini molto simili al tatto a dei piccoli granelli di sabbia, che sono tipici di una famiglia, quella delle calotermitidi, in grado di attaccare il legno in maniera sparsa, quindi facendo vari nidi all'interno del vostro impalcato ligneo, del parquet o del mobilio, che deve essere individuata in maniera molto accurata con un sensore che è in grado di mappare letteralmente l'infestazione. Questo perché? Perché se non individuiamo in maniera corretta tutti i nidi, ovviamente rischieremo di trattarne solo alcuni e di dar vita nuovamente a un ciclo di infestazione, avendone tralasciato degli altri. Quello che potremmo trovare di conseguenza in prossimità del nostro manufatto ligneo attaccato, sia esso una parte inamovibile come una trave, un parquet o un mobilio, è questo materiale, ripeto, molto simile a dei granellini di sabbia, molto consistente al tatto, che non si può assolutamente confondere con la presenza di un tarlo, perché la segatura di un tarlo è molto 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 meno consistente, molto più fina.